Partita la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid-19, ideato da Takis di Castel Romano e sviluppato in collaborazione con Rotpharm Biotech di Monza. Da studi che si stavano conducendo per sviluppare un vaccino contro il melanoma, nasce Takis. Così il professor Paolo Ascierto racconta del nuovo vaccino Made in Italy e delle sue caratteristiche ai nostri microfoni. Presso l'ospedale Pascale di Napoli inizieranno ad essere somministrate questa settimana le prime dosi del vaccino Takis. Un aspetto importante, sottolinea Ascierto, è che il vaccino a DNA può essere facilmente e velocemente modificato a tenere conto delle varianti del virus che stanno diventando prevalenti o che si dovessero manifestare in futuro. È un vaccino che nasce da studi che noi stavamo conducendo con questa azienda per sviluppare un vaccino contro il melanoma, che voi sapete è la patologia di cui io mi occupo principalmente. È un vaccino a DNA che utilizza dei pezzettini di DNA all'interno dei quali c'è il codice genetico di pezzettini della proteina spike verso cui vengono prodotti questi anticorpi. E vengono inseriti questi pezzi di DNA nell'ambito, tutti insieme, di un plasmide. Tecnicamente non è un virus come succede per l'AstraZeneca, J&J, lo Sputnik, tutti questi vaccini, e per poter farlo entrare nelle cellule in modo da avviare la produzione di questi pezzetti della proteina spike utilizziamo l'elettroporazione, che è un'altra tecnica che noi facciamo al Pascale nel trattamento delle neoplasie cutanee. E si tratta di una pistola che viene praticamente inoculata, che fa... permette di fare quindi l'inoculazione del vaccino e poi con una piccola scarica di elettroporazione fa entrare il vaccino nelle cellule. Avete già somministrato delle dosi, insomma, di questo vaccino che è in sperimentazione, lo ricordiamo? In questo momento stiamo facendo lo screening della popolazione, nel senso dei soggetti. La settimana prossima tratteremo i primi pazienti. Al San Gerardo di Monza già hanno trattato 6 pazienti, quindi tutto... Continua inoltre ad essere somministrato ai pazienti affetti da Covid-19 il farmaco tocilizumab, che ricordiamo all'inizio della pandemia fu una intuizione proprio del professor Paolo Ascierto. Il farmaco viene, lo si continua, voi sapete che la Società Americana di Malattie Infettive l'ha inserito nelle linee guida per il trattamento delle polmoniti severe. È un farmaco che abbiamo capito che deve essere somministrato in un momento particolare, agli inizi della tempesta citochinica, né prima né dopo, perché altrimenti non è efficace. Questo lo si può vedere da che cosa? Dai livelli nel sangue sia dell'interleuchina 6 che della proteina C reattiva, che è una sorta di surrogato dell'interleuchina 6. Ecco, quando si elevano, tra l'altro il limite della proteina C reattiva che ha dato la società di malattie infettive americana è di 7,5, al di sopra del quale può essere considerato in caso di polmonite severa l'utilizzo in generale degli anti-interleuchina 6.